Cinque componenti di una banda specializzata in rapine e assalti a furgoni portavalori sono stati arrestati all'alba da squadra mobile e carabinieri della Compagnia di Pescara in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Nicola Colantonio su richiesta del PM Valentina D'Agostino. Ai cinque sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, rapina, furto e spaccio. Le indagini hanno consentito di fare luce su alcuni gravi reati messi a segno in provincia di Pescara tra i mesi di maggio e agosto del 2013. In particolare, a quattro indagati è contestata la rapina a un furgone portavalori avvenuta il 17 giugno 2013 nei pressi del centro commerciale Mall di Villanova, che fruttò 52.000 euro, mentre altri due indagati sono ritenuti responsabili della rapina ad un distributore di carburanti avvenuta il 27 maggio dello stesso anno a Villa Raspa di Spoltore, durante la quale furono rubati oltre 4.000 euro. A tre componenti della banda sono imputati furti di due autovetture messe a disposizione dell'organizzazione per portare a segno gli assalti, mentre ad uno solo degli indagati è contestato anche il reato di spaccio di cocaina. Due rapine sono state sventate nel corso delle indagini grazie a perquisizioni mirate che hanno mandato a monte i piani del gruppo. Le indagini sono state condotte anche con l'uso di intercettazioni relative all'omicidio dell'ex collaboratore di giustizia, Italo Ceci, ucciso a Pescara nel gennaio del 2012, che hanno dato pieno riscontro a dichiarazioni rese dall'ex compagna di un membro della banda. Ora si punta ad accertare il coinvolgimento dei membri della banda di rapinatori in altri episodi delittuosi avvenuti in Abruzzo e in altre regioni. Per Francesco Muriana. La nostra indagine parte dall'omicidio di Italo Ceci, quindi partiamo dal mese di gennaio del 2012, data a partire dalla quale abbiamo messo le mani su una storia criminale, uno spaccato diciamo lungo dell'attività criminale della città di Pescara e della provincia. Non è il primo filone questo, pensiamo anche che non sarà l'ultimo, è un'indagine questa stessa ancora viva, siamo ancora in cerca di altri elementi di prova, siamo ancora in cerca di altri possibili complici di questa organizzazione, quindi è un'attività ancora aperta, ancora dinamica, suscettibile di ulteriori sviluppi. Colonnello Piccinelli, siete riusciti a sventare con la Polizia di Stato due rapini e due assalti a portavalori, ma ancora una volta questa sinergia tra le forze dell'ordine ha prodotto gli effetti sperati? Assolutamente sì, i rapporti tra tutte le forze di polizia qui sulla città di Pescara sono veramente splendidi, esemplari. Questa operazione ne è una dimostrazione. Siamo riusciti ad arrestare quattro rapinatori, individuarne cinque e arrestarne quattro, partendo da presupposti investigativi diversi. Poi in realtà le attività sono confluite sugli stessi personaggi, grazie alla Procura che ci ha anche ovviamente coordinato e diretto, siamo riusciti appunto a svolgere questa bellissima attività e ci ha consentito non solo di scoprire gli autori di due rapine, ma anche di prevenirne altrettante. Colonnello, parliamo di personaggi con un pedigree criminale rilevante. Sicuramente, sono tutti personaggi che hanno alle spalle già altre rapine e altri reati molto seri. Uno di loro, quello che purtroppo manca attualmente alla cattura, ha addirittura alle spalle un omicidio di un carabiniere avvenuto nel 1977. Utilizzavano questo telefonino solo per parlare tra loro, quindi diciamo era come se avessero un walkie talkie, perché un telefono ce l'ho io e un telefono ce l'hai tu, e si preoccupavano appunto di questo, e si capisce insomma che ha